Oh, è così che fa Zanko the White. Ti sembra normale, Zanko, perché l'arabe blanco, arabe made in Italy. È nato in Italia da genitori siriani e musulmani. Qui, dove ha studiato e si è laureato, è uno dei pionieri del rap multilingue. Il suo nome d'arte è Zanko, l'arabo bianco. Tu sembri normale, come se la normalità fosse... Sa per esperienza cosa significa essere figli di immigrati e conosce bene la fatica di vivere di tanti ragazzi come quelli delle banlieue francesi, che ieri cercavano riscatto nel rap e oggi subiscono il fascino dell'ISIS. Ragazzi, questi sono ragazzi di periferia, non sanno quasi nulla, ma spesso e volentieri, dell'Islam, ma neanche due versetti forse. Arrivano a fare quello che fanno perché vengono giustamente vengono plagiati, no? Da persone che possono avere influenza su di loro. Questi sono un po' fragili, giocano questa influenza portandoli su un certo tipo di strada. Sono latinoamericano, è quello che un po' può succedere ad esempio a Napoli, no? Dove ragazzi abbandonati ai margini della società di Scampia o di Secondigliano, che cosa fanno? Non riescono a trovare lavoro, non riescono a fare nulla di legale e arrivano a lavorare per i clan, quindi entrano a far parte di questo circolo malato che è la camorra, coloro che nella vita non vorrebbero mai fare il tutto fare, che può dar loro un riscatto sociale, soldi, un'identità, sentirsi parte di qualcosa, ecco, si sentono importanti. E così anche quelli che vanno ad arruolarsi nell'ISIS sentono di avere un certo tipo di importanza, anche se c'è la morte che li aspetta, perché dopo la morte per loro c'è qualcuno che li aspetta a braccia aperte. Io spero proprio che non sia così.